Ciao. Allora, Mercier Silk Foundation con la spugnetta di la Beauty Blender della Real Technique. I capelli sono indietro perché sono tutti tirati indietro. Sembra che li ho tagliati. Ma ancora no, sono sul punto che posso non legarli, ma una specie di... sono due pettinini legati insieme da un elastico che si tengono l'uno con l'altro e va. Di là probabilmente sentirete una voce, ma ho lasciato il PC acceso. Mi sono caricata di musica stamattina perché avevo la possibilità, e non lo sapevo, di collegarmi a un canale Rai, sì. E gli ho chiesto, ma già da 3-4 giorni, che mi mancava nella mia collezione una foto con dedica di Gaetano Curreri. E si vede che questa mia richiesta ha portato fortuna. Amo Gaetano Curreri. Poi è un mio coscritto, siamo classe 5. Lui è un pochino più vecchio, ma qualche mese. È un mio coscritto, per cui... La vittoria della canzone cover La Notte dei Miracoli è stata un atto dovuto. Cosa che questo festival lo sto seguendo un po' a singhiozzi al solito perché qui lo trasmettono la mattina. Dio, c'è un vento oggi. La mattina alle 7:15, che è un orario per me, vuol dire l'alba. Dio, lo sentite? A queste giornate di festa pensavo di trascorrere in una maniera più eccitante, piena di tradizioni e di cose, ma vedo che più passano gli anni e più questo non succede. Vecchi amori e Maestro Armani. C'è troppa luce, ma al solito c'è troppa luce per il video e poca luce per sognare. Sì, c'è una cosa invece che non mi piace, tutta questa detrazione su Sanremo rispetto... Cioè, la gente non sta mai bene niente. Ma dico, ma possibile mai? Non sta mai bene nulla. E guardano, e Patty Pravo che si è rifatta, ma non guardare quanto si è rifatto, meno guarda... Ascolta la canzone e poi dice la strumentalizzazione del pianista Fetto di Sla. Io non lo conoscevo quel pianista, io ringrazio la Rai che mi ha dato l'opportunità di conoscerlo. Ma no, allora invece no, il pensiero deve essere sempre negativo. La Rai ha utilizzato per... Sono stanca, non lo so. Sono in fase di riflessione, ma sono due palle io, perché i miei momenti, ma non... Sono un po' scocciata. Scocciata, non so neanche io. Sono un metodo empatico.
Ancora non sto usando quasi niente, tutte le cose che ho comprato, e mi spiace, questa era quella di Wacom. Sì, credo di averlo usata forse qualche volta, non lo so, ma è un bellissimo colore. Poi domani sì, ne ho altri due. E poi ho finito questo round, li porto al cliente. Mi ha cambiato data, era il 18, invece mi ha chiesto ieri di poterlo fare prendo quello di Nabla che sta ancora qua, poterlo fare il 19, che va bene, però ieri non si ricordava il nome dell'hotel dove era alloggiato, dice glielo mando. Hai visto tu l'email? No. E quindi va bene. Allora, dovete passare, no, io la presento così. Vai. Anna Rosa, volevi un autografo? Facciamo una cosa, lo faccio fare in diretta sulla scaletta di Sanremo. Va bene, Anna Rosa, auguri. Stai bene, in Cina si sta bene, patente però che ogni giorno sia come una pesca miracolosa. Ora volete giratelo? È sicuro che è stato più difficile del 200 interviste che ho fatto. Fammi vedere la cosa. Voglio vedere l'autografo. Vediamo se benissima che non sto indossando anelli e orecchini in questo periodo. Veramente allucinante, non è da me. Non è che mi sia passata la passione. No, ma in fondo ecco, ho capito. Lo so che cosa ho. Cioè non è che non lo so. Però purtroppo sono gli eventi ripetitivi della mia vita e lo so quello che ho, questo scocciamento e rompimento di balle, è che scade il contratto di casa, no? Forse ne avevo parlato, non mi ricordo. Scade il contratto di casa e non si capisce bene, cioè io il 3 marzo dovrei essere, quant'è? Boh, vabbè, dovrei essere fuori o dentro, ma lasciate intendere, non mi ha dato, dovrebbe darmi un mese prima la conferma di sloggio, insomma, però io non ho ricevuto niente per iscritto, però ho saputo tramite AI, che ha parlato con la sua segretaria per farsi gli auguri di Capodanno, che per quanto sapeva lei il proprietario avrebbe voluto restaurare questa casa, che è anche ora. Però il fatto è che non so se questa cosa di buttarla lì, restaurare casa, sia legata al fatto che mi stia chiedendo un ulteriore aumento e va bene. E quindi, ma forse l'avevo già detto, l'ho detto a una mia amica, non mi ricordo più. E va bene, un altro aumento e vediamo. Però mi comincia a rodere perché comincia a essere un po' troppo. E allora mi era venuto lo schiribizzo, qui vicino a me ci sono le case cinesi, queste di cemento, dei tempi quelle costruite durante la rivoluzione, non le case degli anni 20 o 30. E so che alcune case di queste, alcuni mini appartamenti, mini, insomma due stanze, cose sono state, molte sono state restaurate. C'è una mia amica. No, non è una mia amica, è
una ragazza che ho selezionato per un lavoro, che abita in uno di questi appartamenti qui, ha due stanze per 4.500 renminbi, che sono 12 stanze grandi, con cucina, cucinino, bagno. Sarei tentata se trovassi una così. Metto tutti i mobili che ho, perché ovviamente tutti i mobili non entrerebbero in questa casa. Arriva la cucciola, Allegra! Metto in un magazzino o vendo, basta. E almeno vado a pagare di affitto una cifra ragionevole. Sì, non è, però sono vicino qua. Quello che non voglio assolutamente, dopo 15 anni, cambiare quartiere. Cioè, non voglio, poi qui ho Tanina. Quindi vediamo, aspettiamo. Ah, poi prima delle vacanze qui ho avuto, quando vi dicevo poteva essere un, non si vede più i punti, poteva essere un porro, invece era un altro piccolo carcinoma che cresceva, e qui ci sono i punti, e un altro è qua, i punti. Ed era un'altra cosa che mi aveva, ma non destabilizzata, però insomma, l'anno scorso ho tolto quello. Che palle, però per fortuna insomma tutto a posto. Però, come vedete, i carcinoma sono sì, un mac. Quindi insomma, le due cose che hanno destabilizzato il mio, l'inizio delle vacanze del capodanno cinese, sono state proprio queste due. Cioè il fatto che la vigilia, infatti devo andare ancora a prendere il punto perché la clinica era chiusa, state questo del, questi due carcinomi, e la casa. Ah, poi ce n'è stato un altro, sì, un'altra cosa stupida, però ho avuto un doppio addebito sulla carta di credito e me ne sono accorta al momento che avevano già contabilizzato, anche perché io guardo l'estratto conto online. E niente, quindi adesso ho aperto la pratica di contestazione, sono 860 euro, e mi rode insomma, e quindi ho dovuto avvisare mio fratello, che per fortuna tornava dalla sua vacanza, quel mare che avete visto. Per chi l'ha visto il video, se cado mi butto, sì, e se cado, vabbè, cado. Era riferito al testo della canzone di Linda, Uninvited. Ragazze, io sono pronta, mamma mia quanto, ma non fa nulla, chi se ne frega. Un bacio, buona giornata e buona vita a tutti. Buona scimmia. Ciao. Va bene, allora auguri.
bene, in Cina si sta bene, patetta però a...